di questa iniziativa editoriale. Un'iniziativa che trova gli albori proprio nella stessa bibliografia di Don Tavano, una bibliografia che già dalla fine degli anni 90 porta proprio la menzione, la ripetuta menzione, dell'importanza di questa fonte storica goriziana, l'Historia Collegi Goriziensis, che fino ad allora era stata compulsata veramente da pochi studiosi. Don Luigi quindi credeva fermamente nell'importanza di una edizione che mettesse questa fonte alla, disposizione, alla disponibilità di tutti, di tutta la comunità degli studiosi. Ecco allora quindi volere con gran forza, e chi conosceva il carattere di Don Luigi Tavano ai limiti della costrizione fisica, si potrebbe dire, delle persone che sono state chiamate e pregate, invocate nella collaborazione di questo progetto, però senza queste predisposizioni forse non si sarebbe riusciti ad avviarlo e neppure arrivare al termine di questa iniziativa. Brevissimamente mi permetterò soltanto di descrivere in pochissimi termini cosa sia l'Historia Collegi Goriziensis. L'Historia Collegi null'altro è che la cronaca annua della vita del collegio gesuitico di Gorizia. È un manoscritto, una fonte manoscritta, suddivisa in due volumi, che copre l'arco cronologico che va dal 1615 al 1772, quindi ben 157 anni, pressoché continuativi di storia. Suddivisi in due volumi manoscritti, il primo che parte dal 1615 e si ferma nel 1726, il secondo che invece parte dal 1624, quindi riprende una parte dell'ultimo, del primo volume, e si conclude nel 1772. In tutto abbiamo ben 441 pagine manoscritte. Esistono poi altre redazioni successive di questo manoscritto, che va detto è stato interamente redatto in lingua latina, quindi redazioni successive, parziali, che sono in parte state però anche utilizzate nell'opera di edizione nel momento in cui si trovava nell'originale qualche lacuna che impediva la continuità della narrazione storica. Quindi voglio dire, è sicuramente, come diceva Don Luigi Tavano, con credo forse apodittico, la principale fonte storica dell'età moderna goriziana. Grazie mille Marco. Io ho dimenticato di dire che Marco, con il quale ho fatto il dottorato, oltre che la sezione dell'Historia Collegi Goriziensis, è adesso il direttore dell'Archivio di Stato di Gorizia. Si sente un telefono, un luogo che raccoglie anche qualche documentazione gesuitica. Magari avremo dopo occasione di modo di parlarne. Ringraziato Marco, ora passo il microfono, che io ho anche fisicamente qui, a Sabina Pavone, che è professore associato di storia moderna all'Università degli Studi di Macerata, grande esperta dei gesuiti, amica, che va anche meglio di esperta dei gesuiti, per la sua introduzione. Grazie Sabina. Buonasera a tutti, ringrazio molto per l'invito i due curatori e ovviamente l'Istituto Storico Italo-Germanico e l'Istituto di Gorizia per appunto aver dato a me per questa presentazione che appunto abbiamo immaginato soprattutto come un dialogo. Quindi questa mia introduzione sarà davvero molto breve, mi fermerò solamente su questioni così più generali su quella che è per l'appunto il tipo di fonte, cioè le storie dei collegi. E le storie dei collegi infatti sono in qualche modo uno di quegli diciamo di quei progetti che sono centrali nella costruzione della memoria collettiva della Compagnia di Gesù. Ma come ho indicato nel titolo, appunto, che ho voluto così dare al mio intervento,
In realtà parlare del collegio significa non parlare non solo di sé, non solo della compagnia, ma significa parlare anche degli altri. Quindi questo è il primo aspetto su cui mi volevo soffermare per introdurre questo lavoro che, fra l'altro, appunto, come hanno detto anche i curatori, già si è compreso che è stato un lavoro immenso da un punto di vista anche proprio della lunghezza di questo manoscritto, e se appunto andate poi a leggere, a vedere, a consultare questa fonte, vedrete proprio questo immane lavoro di acribia filologica nella ricostruzione di tutti i personaggi che sono citati, e sono moltissimi all'interno del manoscritto, che, quindi l'identificazione già stessa dei personaggi ha richiesto questo grandissimo lavoro. Dicevo, scrivere di sé e scrivere degli altri, che non significa esattamente scrivere per sé e scrivere per gli altri, perché in questo processo di costruzione di memoria collettiva, alla quale, diciamo, la Compagnia di Gesù ha dato molto peso, molta importanza, e soprattutto ha dato peso a questo processo nel corso del generalato di Claudio Acquaviva, quindi tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento. Non a caso, diciamo, è proprio Acquaviva a proporre, appunto nel 1598, invita, diciamo così, i provinciali e quindi poi i collegi a scrivere delle storie che poi avranno una prima, diciamo, un primo riassunto, una prima sintesi nella storia di Orlandini, della compagnia di Orlandini, ma che in realtà si lega a tutta un'altra serie di progetti. Il progetto, ad esempio, che poi su cui recentemente hanno lavorato ad esempio Adriano Prosperi nel suo volume sulla vocazione, Guido Mongini, Emanuele Colombo, tanti altri, ma anche diciamo quella grande inchiesta cosiddetta De Detrimentis, cioè su quelle che erano le pecche, le manchevolezze della compagnia, promossa ugualmente a livello globale, anche se noi abbiamo queste relazioni per l'Europa, mentre le relazioni missionarie non le abbiamo più. Dicevo, scrivere di sé, scrivere degli altri non significa però scrivere per sé e scrivere per gli altri. Diciamo, le due cose non si possono sovrapporre, perché una parte di questa grande corrispondenza gesuitica è scritta soprattutto per motivi interni, e quindi diciamo non ha un immediato riscontro pubblico. Un'altra parte invece è scritta e poi riutilizzata soprattutto in una chiave invece di propaganda verso l'esterno. Quindi abbiamo due piani, possiamo dire, un piano di propaganda e un piano poi anche di censura. Non tutto quello che si scriveva di sé e degli altri poteva essere letto anche dagli altri. Quindi era solo per sé e non per gli altri. Scusate il gioco di parole, ma spero che, diciamo, questo aspetto si comprenda in maniera abbastanza chiara, perché è centrale proprio per comprendere un po' quello che è il processo di, appunto, scrittura della memoria collettiva da parte di questo grande ordine religioso, che non a caso poi noi oggi studiamo con tale attenzione e tale passione, perché più di tanti altri ordini religiosi ha preso coscienza della importanza di trasmettere la propria memoria, e quindi abbiamo un panorama di fonti molto più ricco rispetto ad altri contesti. L'altra questione su cui pure proprio rapidissimamente mi volevo soffermare, e poi partirei appunto con la prima domanda, è quello della trasmissione poi nel corso del tempo. Queste memorie che nascono, dicevamo, all'interno di un'istituzione religiosa e quindi di un'istituzione privata, molto spesso, a partire da dopo la soppressione del 1773, ma poi evidentemente in maniera ancora più forte nell'Ottocento, diventano parte del patrimonio invece pubblico. Molte, come sappiamo, molte fonti gesuitiche poi sono passate in quelle che erano le biblioteche di istituzioni statali, pensiamo a Nazionale a Roma, ma evidentemente ce ne sono moltissime altre. E dunque è anche interessante questo passaggio, perché evidentemente non tutto quello che è passato è facilmente, come tra l'altro dicono anche i curatori nell'introduzione, è facilmente riconoscibile. Molto spesso in questo passaggio
alcuni pezzi si sono persi, non è stato sempre, diciamo, le collezioni originali non si sono mantenute, e questo vale non solo per l'Italia ma anche per altri casi, come io ad esempio ho lavorato proprio sul periodo della soppressione per quanto riguarda le storie collegi della provincia russa, poi passata, della provincia polacca, diciamo, passata dopo la soppressione sotto l'impero russo, e anche lì abbiamo avuto uno smembramento di queste fonti. Molte delle storie collegi sono nell'archivio della provincia meridionale della Polonia, ma altre invece sono arrivate al centro, cioè all'archivio romano della Compagnia di Gesù. Quindi, diciamo, questi due aspetti mi sembrava importante sottolinearli prima di introdurre le domande. E io, per quanto riguarda appunto quello che io volevo chiedere ai curatori, alcuni episodi evidentemente di questo lungo diario oggi colpiscono in maniera particolare. E il primo, dato il contesto emergenziale nel quale ci troviamo, è evidentemente il ricordo, l'analisi delle pesti, in particolar modo la peste del 1623 e poi la peste del 1682-83. E quello che mi ha colpito appunto di questi episodi è stato, da una parte, nel 1682-83 la chiusura delle chiese, tranne però quella dei gesuiti, e nel 1623 questo episodio di una messa celebrata all'aperto, consentendo alle persone affacciate sui balconi di poter assistere alla messa. E ovviamente quindi c'è questo rapporto oggi che ci, diciamo, sollecita direttamente tra un passato e un presente che oltretutto vede per la prima volta come pontefice un papa gesuita. Quindi volevo chiedervi qualcosa su questa capacità, ma non solo in relazione alla peste, ma in generale in relazione alle emergenze che emerge da questa fonte, da parte dei gesuiti di gestire le emergenze e di gestirle in un contesto cittadino particolare come quello di Gorizia. Prendo la parola io per rispondere con quel piccolo scarto di tempo necessario ad attivare il microfono e poi la passerò a te, Marco. E prima di rispondere a questa interessante domanda sulla peste, ci pensavo proprio oggi, volevo aggiungere un paio di cose che mi sono venute in mente ascoltando l'introduzione di Sabina Pavone. La prima è che non abbiamo fatto menzione del fatto che c'è un enorme lavoro anche di indici, come tu hai detto, e che non abbiamo fatto da soli, e Marco, ci sono altri collaboratori. E la seconda cosa è che Marco faceva riferimento alle costrizioni fisiche di Don Luigi Tavano, e sono vere. Lui, in varie persone ci hanno aiutato a rivedere il testo latino, e una è stata rinchiusa effettivamente in una biblioteca, ma questo poi magari poi lo racconteremo. Per quel che riguarda la peste, sono davvero interessanti le ricorrenze storiche che troviamo nella storia collegi, se guardiamo all'esperienza che stiamo vivendo noi. La prima è che serve inventiva, ai gesuiti serve inventiva, quindi sì, si creano degli altari portatili sia nel 1623 sia nel 1682-83 e si fa messa in giro per la città. Però poi si dà la comunione, quindi con notevoli rischi di contagio. Poi un'altra cosa che si fa è quella di prosciugare le fontane battesimali, quindi non c'è più l'acqua santa in chiesa. Questo è, almeno stando alle storie, è la prima cosa che si fa. Poi c'è un grande affidamento a San Francesco Severio, quindi forti devozioni nella richiesta, nella supplica di essere liberati dal morbo, e alla fine della peste, quella che tutti noi speriamo di vedere presto rispetto alla nostra pandemia, feste enormi, anche quelle forse un po' rischiose. Ecco, adesso lascio la parola a Marco per dire qualcosa di diverso o di più. Sì, grazie Claudio. Ma io dirò semplicemente, così a corollario di quello che tu hai detto, queste due pandemie, in particolare quella seconda, no, quella degli anni 80 del 600,
colpì non poco la città, si parla addirittura di ben 500 morti. Quindi, come dire, lasciò, se si considera che la città di Gorizia a fine 600 poteva contare tra i 3.000 e i 4.000 abitanti, potete immaginare voi il colpo che inferse naturalmente al tessuto civile cittadino. Sicuramente nella cronaca si trovano riferimenti molto interessanti proprio ai riferimenti devozionali al culto di San Francesco Saverio, che poco tempo prima era stato addirittura innalzato a livello di patrono con primario della città di Gorizia. Forse i goriziani di oggi non sanno che San Francesco Saverio è uno dei patroni della città di Gorizia. E veniva questo santo, il grande taumaturgo per eccellenza, quindi veniva invocato proprio in occasione delle guarigioni, delle richieste di guarigioni da malattie, di epidemie. C'è anche un caso, la cronaca riporta, di colera asiatico, la cui guarigione viene imputata a San Francesco Saverio. Vorrei soltanto fare così un accenno per coloro i quali non conoscono le storie goriziane, che una figura interessante di sacerdote che visse vale tra la seconda metà del 600 e i primi anni del 700, pre Giovanni Maria Marussij, lasciò delle testimonianze scritte, per lo più anche in lingua friulana, proprio relativi alle morti di Gorizia e in particolare anche alle pesti, alla peste che colpì la città. E tra l'altro poi, per inciso, l'opera del Marussij meriterebbe un'edizione anche per conto suo, qualcuno già ha cominciato a farlo, proprio per i riferimenti castici, ironici, all'attualità del tempo, con uno spirito che oggi, come dire, meriterebbe di essere rivisitato. Passerei a quella che, diciamo, avevo immaginato come la mia seconda domanda, ma che in realtà ora, anche pensando un po' ai tempi, unirei con diciamo le domande successive, ed è quella, diciamo, voi questa fonte non l'abbiamo detto forse esplicitamente fino ad ora, ma le storie dei collegi sono evidentemente anche delle fonti per certi versi rituali, no? Che obbediscono a una determinata struttura. Volevo sapere se nel corso del vostro lavoro, avendo lavorato su partizioni cronologiche differenti, avete riscontrato anche problemi differenti proprio nel trattare la fonte e come, diciamo così, avete intrecciato la storia collegi con altre fonti gesuitiche, in che misura vi sono servite per approfondire la storia del collegio e che altro tipo di fonti avete utilizzato per questo approfondimento? Grazie, facciamo che inizio sempre io, se non, siccome lo decido io, penso che vada bene. Poi Marco parlerà per la sua parte. Io, che mi sono occupato più del 600, ho riscontrato un certo disordine nei primi anni, non di mani, ma una scrittura piuttosto facile, anche perché era unica, molto probabilmente di un famoso goriziano, un sacerdote di lingua slovena, Martin Bautzer, gesuita ovviamente. Non era difficile da leggere. Poi però le mani cambiano, non c'è una scansione precisa degli argomenti, quindi non facilissimo da ricostruire, specialmente proprio gli anni della peste sono scritti in maniera terribile ed è stato indispensabile avere altre fonti. E qui vengo alla seconda domanda. Le altre fonti sono state varie. Allora, ci sono, Marco già ne faceva cenno, ci sono gli estratti che sono conservati nella Biblioteca Statale Giuntino di Gorizia, che ci hanno aiutato. Per quanto invece riguarda le ricerche, io per la mia tesi di dottorato, che poi è diventata un libro, ho studiato i primi anni del 600 e ho lavorato molto anche su fonti diverse, su fonti goriziane, in vari archivi goriziani, compreso quello diretto da Marco, e su fonti gesuitiche, naturalmente all'archivio romano della compagnia, ma anche su fonti austriache. E qui vengo a raccontare anche la tipologia di fonte storia collegi che non è così facile da ritrovare integra.
Durante il mio dottorato io sono stato un periodo a studiare a Klagenfurt, dove c'era la stessa storia collegio, la stessa tipologia di fonte, l'istoria di collegio di Klagenfurt. E lì un professore in particolare dell'Università di Klagenfurt, Werner Drobesch, nel 2006 aveva avviato il processo di trascrizione. Era il 2006 e si era dato come termine che sembrava lontanissimo il 2010. Il suo problema era quello di trovare qualcuno che lo aiutasse a trascrivere, cercava nel corpo studentesco ma nessuno sapeva il latino. E poi intendeva anche tradurre quest'opera. E evidentemente era un'impresa impossibile, non ce l'hanno fatta. È uscito solo un volume in latino e con solo delle introduzioni in tedesco. Questo per dire che la collazione anche con questo tipo di fonti che abbiamo fatto, Marco poi ha usato un'altra storia collegi, ma ne parlerà lui, sono state molto utili per la tipologia di fonte, anche per capirla meglio alla luce di quello che raccontavo prima, di una certa mancanza di tipicità, almeno per quel che riguarda i primi anni della fonte. Mi collego subito con quello che dice Claudio, riferendo per la parte che ho curato io, appunto quella relativa al secondo volume, quindi al Settecento. C'è da dire che in questo periodo invece la mano dei cronisti tende a cambiare e purtroppo, come dire, il percorso scrittorio non sempre è privo di accidenti. Ci sono difficoltà nel proprio riuscire a decifrare e decodificare alcuni caratteri. Il cursus dello scritto si vede affrettato, talvolta viene da pensare che colui che era dedito alla scrittura lo facesse in seguito probabilmente a qualche punizione, visto, come dire, la difficoltà e l'accidentato proprio percorso di questo viaggio, diciamo, di narrazione. Per quanto riguarda invece una fonte che è stata utile, in un certo senso anche incrociato le vicende della nostra Historia Collegi Corinthiensis, merita una citazione proprio un lavoro analogo condotto da colui che è stato uno dei curatori, dei primi revisori della nostra trascrizione, cioè il professor Francesco Baraga, che è stato a sua volta curatore dell'Historia Annua Collegi Societatis Jesu Labacensis, quindi la Storia Annua del Collegio di Lubiana, tra il 1596 ed il 1691, quindi un periodo leggermente inferiore e che si discosta un po' dal nostro periodo. Ebbene, il professor Baraga, che ha curato esattamente un lavoro molto simile a quello che abbiamo fatto noi, l'edizione latina di questa fonte, poi passando anche ad una traduzione in lingua slovena della medesima, e il professor Baraga, si può dire, è stata la persona che ha riversato il proprio sudore oltre a noi, in quanto fu lui oggetto del cosiddetto rapimento virtuale che Don Luigi Pavano effettuò, fu rinchiuso nella biblioteca assieme a noi, io fui uno dei carcerieri, ma così al di fuori di metafora merita ricordare la grande perizia messa dal professor Baraga e le serate continue di discussione di immaginare i termini che non riuscivano immediatamente comprensibili proprio per la difficoltà anche diciamo di decifrare le calligrafie dei diversi cronisti e anche l'interpretazione che doveva essere dato a quando si doveva a scrivere. Ciononostante vanno ricordati anche coloro che hanno messo mano poi successivamente a noi e sono sicuramente l'amico che penso che sia collegato a noi, Gabriele Zanello, Lorenzo Di Lenardo, Stefania Villani e naturalmente la professoressa Liliana Ferrari che dopo Don Luigi Tavano fu presidente dell'Istituto di Storia Sociale e Religiosa e prese, come dire, in mano questa patata bollente e dette la sua mano proprio affinché questo grande percorso non si arrestasse ma continuasse per poi aggiungere nell'esito che il professor e amico Ivan Portelli è riuscito a portare. Vanno poi appunto ricordati anche i grandi lavori preziosissimi fatti da Lucia Pillone, che era l'amico Claudio, e in minimissima parte da me, per quanto riguarda la redazione degli indici, che sono appunto, come dire, le mappe attraverso le quali l'utente che è un po' a digiuno di questo tipo di fonti può orientarsi per accostarsi a questo importante testo di consultazione.
penso che questa parentesi, forse un po' fuori tema, me la dobbio. Grazie mille. E per quanto riguarda invece la prossima domanda, io pensavo a questo rapporto importante, anche da un punto di vista storiografico, fra centro e periferie, perché nel caso che voi avete, su cui voi avete lavorato, che avete studiato, ma spesso ovviamente anche in altri casi, non possiamo parlare al singolare, ma dobbiamo parlare al plurale. I centri cui fare riferimento per i gesuiti del Collegio di Gorizia sono evidentemente l'impero, ma anche un rapporto conflittuale con la Repubblica di Venezia, e poi dall'altra parte invece il centro della compagnia, quindi Roma. Quindi quello che volevo chiedervi è in che modo voi avete trovato, diciamo, una percezione, che tipo di percezione hanno i gesuiti rispetto a queste diverse controparti, diversi centri con cui si devono, possiamo dire, interfacciare, e al tempo stesso in che misura possiamo dire che emergano anche le voci di queste controparti differenti all'interno di questa fonte. Allora, questa domanda mi consente di mettere in chiaro come i gesuiti di Gorizia fossero degli enormi piantagrane. C'è un altissimo tasso di conflittualità all'interno delle pagine degli Storia Collegi, soprattutto nel 600, ma anche per il 700, si può dire lo stesso. Il rapporto con i vari centri, come giustamente hai detto, sono vari, tendenzialmente e principalmente serve a risolvere conflittualità. Sono non infrequenti gli appelli all'imperatore per vedersi riconosciuti determinati privilegi, che possono essere religiosi ma anche politici. Qualche volta gli appelli vanno a buon fine, altre volte meno. La gestione della conflittualità passa spesso anche attraverso Roma, la conflittualità interna, la litigiosità tra gli studenti. Anche l'annosa questione, per chi studia i collegi gesuiti, tale è della continua andirivieni dei professori e dei maestri. Quindi la incapacità di riuscire ad avere un corpo docente stabile, quindi lamenti conseguenti, tentativo di avere dei docenti che possano rimanere di frequente nella città, ma questo non succede. Quindi sono rapporti legati molto spesso alla gestione della conflittualità, oppure anche nella gestione di cause ereditarie. Io direi che, per quel che posso dire io, il tratto caratteristico è proprio quello della conflittualità, non solo con Venezia, la conflittualità con la quale è abbastanza nota ed evidente, ma anche con le realtà più legate alla vita cittadina. E proprio qui mi collego con l'assist che mi dà Claudio per entrare un po' più nel vivo delle vicende storiche goriziane, correlate proprio all'importanza della presenza dei gesuiti. Innanzitutto, come diceva Claudio, la mediazione di una società estremamente violenta. Nel 600 Gorizia, come penso, anche in realtà, vivono la violenza quotidiana in modo molto, molto incisivo, e i padri naturalmente svolgono questo ruolo di mediazione. Un ruolo che poi viene a, come dire, consolidarsi anche quando la violenza cessa, per la presenza delle istituzioni statali, per l'evoluzione di una certa società, ma anche perché il progetto dei gesuiti, che è quello di sviluppare in effetti un'egemonia che non si limita soltanto all'istruzione, ma che diventa anche un'egemonia vera e propria dal punto di vista ecclesiastico. Importanti parrocchie, anche, come dire, vicine a Gorizia, scusate, di Gorizia stessa, diventano dei feudi della compagnia. Un potere che continua a svilupparsi per tutto il Settecento e che neppure l'instaurazione di una diocesi a Gorizia, che avviene proprio nella seconda metà del 1700,
e viene a scalfire. Anzi, il primo principe arcivescovo di Gorizia, il signor Carlo Michele d'Appens, è strettamente legato ai padri e fa grande affidamento su di loro. Quindi i padri si trovano a gestire un potere e non lo godono necessariamente, perché poi questo loro potere viene anche minacciato. Viene visto con non sempre simpatia dalle altre presenze religiose di Gorizia, perché va detto che i gesuiti aiutano a consolidare quella che è una presenza complessiva della Chiesa, istituzione all'interno di tutto il tessuto sociale goriziano, che si rafforza proprio tra la fine del 600 ed il 1700, facendo diventare Gorizia, appunto, quasi una piccola città sacra. Le presenze degli ordini religiosi, i gesuiti sono la colonna, ma non sono i soli, ci sono gli Orsolini, ci sono i fratelli, fratelli, ci sono i padri Cappuccini che sono venuti prima di loro, le Clarisse e quant'altro, ecco, fanno di Gorizia una città in un certo senso saldamente in mano ecclesiastica. E rimanendo anche proprio su questo rapporto con le istituzioni e la società cittadina, pensavo anche all'evoluzione di quelle che sono appunto le reti sociali. E in particolare mi chiedevo due cose. Da una parte, in che misura all'interno appunto della storia collegi emerge un uso della poesia encomiastica e del teatro per rafforzare anche il cosiddetto patronage nobiliare. E dall'altra invece, per quanto riguarda in particolar modo il XVIII secolo, se invece emergono elementi che sottolineano in qualche modo un contrasto da parte dei gesuiti di quella che è la sociabilità pre-illuministica e illuministica. Eccomi. Allora, l'utilizzo di teatro, poesia e poesia encomiastica è fondamentale, assolutamente fondamentale. La ricorrenza, questo ha causato anche una certa difficoltà nel compilare l'indice dei nomi, la ricorrenza dei nomi dei nobili goriziani che vengono chiamati a sovrintendere agli spettacoli teatrali che vengono fatti oggetto di particolari omaggi o che fanno dei doni al collegio, è veramente molto 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 frequente. D'altra parte si tratta di un'istituzione che consente allo studente di frequentarla gratuitamente, quindi le donazioni servono. Poi certo i gesuiti raccontano di essere degli ottimi amministratori. Confrontando le carte gesuitiche con quelle non gesuitiche sembra che non sia neanche del tutto infondata la cosa che sapessero gestire le loro ricchezze. Però il denaro serve. E attraverso la poesia, il teatro, le rappresentazioni pubbliche, il patronage funziona bene. Ed è davvero importante, occupa molte pagine della storia e consente anche di intrecciare un po' le vicende biografiche di determinate famiglie, di determinati soggetti importanti per la storia goriziana, anche, di cui anche l'importanza della fonte per chi faccia storia non religiosa. Per quel che riguarda invece l'emergere di una certa conflittualità sociale, anche questo c'è, e quello che può risultare interessante è l'altissimo tasso di conflittualità con altre componenti del clero, soprattutto quello non legato a ordini religiosi, quindi con il clero di parrocchia. E il tentativo di, come diceva Marco prima, di creare proprio un'istituzione che sia totalmente autosufficiente e decisamente più potente degli altri. E quindi c'è una conflittualità sociale che passa anche attraverso la conflittualità con il clero non legato ad ordini religiosi, con i quali invece le cose vanno un po' meglio. Non so se Marco vuoi aggiungere qualcosa su questo. No, guarda, io Claudio volevo soltanto ricollegarmi ad un tema che forse stava molto a cuore a Don Luigi Tavano, che era proprio quello di... grazie anche all'esperienza fondamentale e centrale dei gesuiti tra 6 e 700, quello di rivalutare
quella che era forse una visione un po' stereotipata della vecchia storiografia liberale. Io penso, per esempio, agli scritti del Bozzi sulla vecchia storiografia goriziana, che tendeva ad enfatizzare il senso, come dire, il vero portato culturale della rinascita culturale della storia goriziana del Settecento nel tardo illuminismo, no? Quindi quando vennero a fiorire nella città le accademie come quella romano-sonziaca o quella dei Filomeleti, eccetera, intorno alle grandi famiglie nobili, che tra l'altro poi erano quelle stesse che gravitavano, peraltro, appunto, attorno alla compagnia. Don Luigi Tavano vede nell'apporto dei gesuiti, assieme a quello degli altri ordini religiosi, già nel 600 l'inizio di quella che lui chiama la Gorizia città moderna. Quindi non attende gli ultimi anni e le esperienze, anche importanti, senz'altro, della vitalità culturale del tardo Settecento goriziano, in cui si può anche inserire, per esempio, la vita del teatro. Fino al 1740 Gorizia non aveva un teatro, e l'unica esperienza teatrale poteva essere proprio quella del teatro devozionale dei gesuiti, a cui invece poi fa seguito un altro tipo di teatro. Volevo poi finire soltanto con un riferimento al rapporto con le famiglie, un riferimento molto simbolico, molto ricco dal punto di vista simbolico, che è quello del rapporto, per esempio, con la famiglia Coromini, questa famiglia di origine lombarda, che fu all'origine, si può dire, della presenza gesuitica a Gorizia, perché nel 1615 fu la famiglia Coromini ad ospitare i primi padri, e nel 1773, nel luglio 73, quando appunto fu comunicata la soppressione pontificia della compagnia, fu proprio un Coronini, il conte Rodolfo, a comunicare a malincuore ai padri, di cui lui in giovane età era stato allievo, proveniente dal padre Erasmo Friedrich, fu allievo, e grazie al quale, per fortuna, e la sensibilità del quale la compagnia si riuscì a mantenere gran parte dei documenti relativi alla compagnia stessa, tra cui la stessa fonte manoscritta delle storie, che evitò quindi una dispersione comune invece a quanto è successo purtroppo in altri casi di soppressione. Grazie mille, anche io, diciamo, sono andata rapida nella mia introduzione, ma avrei appunto voluto sottolineare questo passaggio importante proprio della famiglia Coronini in questa poi anche trasmissione, possiamo dire, della memoria gesuitica. E la domanda successiva invece pensavo di rivolgere al rapporto fra i gesuiti e le donne, che emerge a più riprese nel corso della storia del collegio, sia per quanto riguarda evidentemente i rapporti fra i padri spirituali e le proprie, appunto, dirette, e sia per quanto concerne le devozioni e il ruolo delle donne, appunto, nelle pratiche devozionali, e anche a maggior ragione per l'inserimento delle donne nella vita delle congregazioni mariane. In particolare erano due questioni da questo punto di vista che volevo affrontare. La prima riguarda quello che appunto il discorso sintetizzato a mio modo in maniera magistrale da Adriano Prosperi in Tribunali della Coscienza su appunto l'acquisizione della consapevolezza, diciamo, da parte delle donne, proprio grazie anche a questo aspetto della direzione spirituale, come questo viene filtrato dagli occhi dei gesuiti. Al tempo stesso, e questa è la seconda domanda, mi chiedevo, appunto abbiamo detto che la storia collegi è comunque una fonte rituale ed è una fonte che di parte, no? Che i gesuiti scrivono appunto in primo luogo per sé. Si riesce in qualche modo a cogliere anche da questa fonte di parte la voce di una categoria, ovviamente tra virgolette, di subalterni, come potevano essere le donne, soprattutto nel 600, in questo caso, ma anche nel secolo successivo? Questa è una domanda a risposta molto complessa. E va innanzitutto detto quello che forse abbiamo lasciato troppo sottointeso, che questa lunghissima storia collegi, sono più di 1000 pagine, è piena di storie, piena di episodi, anche di poche righe, e in molti di questi episodi la centralità della donna è assoluta. Ma che tipo di centralità e che tipo di donna viene rappresentata?
all'interno degli storia collegi. C'è una enorme pluralità. E innanzitutto la devozione, come giustamente dicevi nella tua domanda. La donna come promotrice della devozione a San Francesco Saverio, per esempio, è assolutamente centrale. Esiste poi una particolare devozione che si è persa un po' nel tempo, che è quella a Ignazio di Loyola come protettore delle partorienti. Anche qua, anche questa particolare funzione di Ignazio nasce dal racconto di un parto difficile di una donna nobile nei primissimi anni della storia collegi. Molto spesso la donna è soggetto da proteggere, quindi parte debole della società. Chi racconta la cronaca del collegio, e quindi un maschio e un uomo di religione, tende a calcare la mano su questi aspetti. Da ultimo, non mancano affatto le storie di donne in odore di perdizione, poi miracolosamente ricondotte sulla retta via dalla capacità oratoria o di confessore o via così, del gesuita di turno. Questo è un cliché molto 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 presente, che è molto molto presente in tutta la storia, ma che non manca neanche nella nostra storia. Di certo c'è che nelle congregazioni mariane, per esempio, il ruolo centrale della donna si può notare molto presto, anche per la storia gesuitica, che un po' rende particolare, no, questa centralità della donna nelle congregazioni, che viene alla quale viene dato valore prima che in altri luoghi, da parte dei gesuiti, appunto nella congregazione. Questo succede, questo c'è molto presto. Quindi ecco, spero di avere con questa risposta restituito un po' l'estrema complessità della domanda che mi hai posto. A Marco, se vuoi aggiungere qualcosa. Claudio, dirò soltanto in calce a quello che tu dici, che peraltro vale, per quanto mi riguarda, anche per il periodo settecentesco, no? Questo rapporto con le donne. Si può dire che l'attenzione della cronaca verso altri strati liminari, si può dire, della società, no? Quindi non soltanto le donne, ma anche per esempio i minimi, i rudes, no? E quindi le persone che non avevano voce e che non potevano avere voce, i primi oggetti di quella istruzione diffusa e plurilingue, perché questo è un altro fatto che per Gorizia è importante, va evidenziato, no? La multiculturalità plurilinguistica del goriziano, che proprio in quel periodo tra 6 e 700 acquisisce quello che diventa poi il suo tratto predominante almeno fino al 1918, quando la componente tedesca viene spunta dalla presenza goriziana. Dalla cronaca si possono desumere molti, molti riferimenti proprio all'attenzione della somministrazione dell'educazione e della educazione anche religiosa, naturalmente spirituale, del popolo, del minuto, si potrebbe dire, del popolo minuto, facendo attenzione alla propria lingua. I nobili si facevano riferimento alla lingua tedesca, anche quella italiana, a quella friulana e a quella slovena. Quei padri gesuiti erano periti in questo. E quindi mi preme appunto evidenziare anche questa particolare attenzione che continua e forse addirittura aumenta con il procedere degli anni. E quindi lo si trova con particolare attenzione per tutte le rilevazioni della cronaca del 1700. Ho dimenticato di dire una cosa, scusa. E molto spesso c'è riferimento alle donne benefattrici, quindi a chi fa delle donazioni, molto spesso anche di oggetti sacri, arredi sacri, oppure che lascia delle eredità, creando anche in alcuni casi grosse conflittualità. Grazie, questo certo è un tema che da solo meriterebbe tutto un incontro, ma vorrei passare, diciamo, le mie domande forse conclusive, dato appunto l'ora in cui siamo arrivati, che partono, diciamo, da una questione che negli ultimi anni soprattutto è diventata piuttosto centrale anche all'interno degli studi gesuitici, cioè quella del rapporto fra dimessi
e compagnia, cioè quale ruolo e soprattutto chi sono i dimessi dalla compagnia, che in realtà sono moltissimi. Si è sempre sottolineato in qualche modo questo grandissimo, diciamo, grandissimo reclutamento da parte della compagnia e anche il successo con cui, diciamo, il messaggio gesuitico è stato raccolto dalla società. Ma al tempo stesso, e nel caso appunto anche di una terra di frontiera come quella di cui ci stiamo occupando, è fondamentale quello che è emerso appunto in ricerche recenti, penso in parte anche alcuni miei lavori, ma ricerche di Pierre-Antoine Favre, il ruolo, il rapporto, scusate, fra dimissione e passaggio, conversione da una confessione all'altra, quindi dal cattolicesimo al protestantesimo e in alcuni casi anche il rientro poi nella compagnia. Mi chiedevo appunto in che misura, diciamo, questo legame lo ritroviamo, quindi fra conversione e dimissione lo ritroviamo anche nella fonte di cui ci stiamo occupando, e poi vabbè, poi lascio, meglio rispondere prima a questo. Sì, qui la risposta è abbastanza sintetica. La storia con Leggi ci dice pochissimo, quasi nulla. Ci dicono molto di più fonti diverse per il periodo molto lungo, anche quello di fondazione del collegio. Le prime idee risalgono a 50 anni prima della fondazione. Lì i soggetti coinvolti nel tentativo di fondazione spesso sono dei soggetti problematici che scappano da Roma, che passano le frontiere, che cambiano di casacca sportiva e religiosa. Quindi, per quello che riguarda invece la storia collegi, le note su conversioni sono rare, riguardano soprattutto militari. Sembra un po' che, come dicevi nella tua introduzione, l'idea che si scriva più per se stessi che per altri, certe cose si scrivono in altri luoghi. Ci si occupa dei dimessi in documenti diversi, che hanno circolazione diversa e che magari hanno lettori scelti e lettori diversi. Quindi non credo che la consultazione dell'Historia Collegi Goriziensis possa offrire moltissimo da questo punto di vista. Mi permetto soltanto appunto di macchiosa quello che dice Claudio, che vale naturalmente anche per il periodo del Settecento. Permane l'attenzione del redattore della cronaca ad evidenziare il successo, no? Il successo dell'evangelizzazione gesuitica anche e proprio nell'assistenza religiosa di queste presenze militari di passaggio. Spesso sono reggimenti che vengono da tutte le altre regioni e paesi dell'impero, quindi anche di altre confessioni, e i successi quindi di conversione dal luteranesimo, dal calvinismo al cattolicismo. Ecco, quindi in questo caso vengono evidenziate con molta enfasi proprio per nel quadro di un'unitarietà di successi apostolici, di apostolato, che sono estremamente legati proprio alle strategie di formazione e di gestione di questa presenza dei gesuiti a Gorizia in tutto il periodo europeo. Grazie mille. Passerei forse a quella che l'ultima domanda, diciamo, data l'ora, ricollegandomi a quanto aveva già accennato Marco Plesnikar sul tema della violenza. Questa violenza che emerge in maniera molto forte anche, diciamo, fra gli studenti del collegio, e che si lega anche al fatto che diciamo anche gli stessi professori, gli stessi gesuiti del collegio erano molto più mobili, diciamo così, di quanto potremmo immaginarci. Si spostavano da un collegio all'altro. E allora la considerazione, diciamo così, forse un po' finale che mi veniva da fare in relazione a questa fonte, che per certi versi abbiamo detto si autocensurava, diceva ora Claudio, anche rispetto a una serie di problemi, poteva essere rituale, era comunque una fonte ufficiale, eppure un lavoro sempre più capillare anche su questo tipo di fonti
mi sembra faccia emergere in maniera definitiva quello che poi noi che studiamo questi temi ormai da tempo ci diciamo, però il superamento, possiamo dire, di un paradigma che vede nel sistema educativo della Compagnia di Gesù un sistema immobile, sempre uguale a se stesso nel corso del tempo. Volevo così condividere con voi queste riflessioni e chiedervi cosa ne pensavate. Sì, io sono completamente d'accordo, a metà col mister, come disse qualcuno. E, sì, hai ragione, cioè c'è estrema mobilità, non c'è assolutamente nulla di monolitico, c'è grande varietà. La questione della violenza è importante, gli studenti sono violentissimi, lo dicevo prima, ci sono tante storie, c'è la storia dello studente che assale il professore colpendolo con la forchetta alla coscia, c'è la storia di una rissa gigantesca in seguito ad una partita di pallone, c'è la storia di studenti che scappano perché rei addirittura di tentato omicidio e poi si nascondono in casette di parenti nelle campagne e poi li riprendono. Insomma, c'è una enorme varietà di figure che sono gli studenti, ma anche negli stessi maestri, anche nei gesuiti, la varietà è veramente, veramente notevole. Ci sono quelli che sperano di fare missionari e sono tristi perché sono costretti ad insegnare, ci sono quelli che insegnano la stessa cosa per tanti anni e sono rarissimi, come si diceva prima, c'è chi va, viene, torna, c'è chi prova a fare carriera all'interno della compagnia e non ce la fa e si lamenta, insomma, è una realtà assolutamente composita, tutt'altro che monolitica. Sì, anch'io aggiungo semplicemente che dalla fluente penna del latino barocco del cronista dell'Historia Collegi si possono veramente desumere infinite sfumature rispetto a quello che potrebbe apparire apparentemente un quadro volutamente uniforme, volutamente standardizzato, volutamente rituale o cerimoniale. In realtà appunto delle pieghe si trovano all'interno di questo, saper ben leggere, saper convogliare i propri spunti di ricerca. Ad ogni modo mi premeva semplicemente rilevare questo. Nel lungo periodo l'opera pacificatrice della società dei padri gesuiti funziona, perché dalla violentissima società goriziana del Seicento, dove la nobiltà aveva parte magna nella violenza, proprio nell'esercizio della violenza, nel modo proditorio, si arriva agli anni della seconda metà del Settecento, quando poi con il regno di Maria Teresa la presenza istituzionale imperiale diventa massiccia presente, è veramente un altro quadro estremamente mutato. Quindi il successo del paradigma formativo, sempre idem, sempre uguale, ma forse proprio per questo forte che i padri hanno consegnato alla storia, in quel periodo magari comunque avrà raggiunto la propria maturità e si prepara per soppressione, no? Però di per sé si può dire che la mission impossible della civilizzazione di una società che poteva in un certo senso essere incivile può darsi e dirsi aggiunta.